Tornano i LOL Boys! I LOL in arrivo! Eccomati! È arrivata infatti la nuova serie 3. Super. Che qui apriamo in mega super anteprima, nel senso che in Italia deve ancora arrivare. Ci sono la cerniera con la pizza. Sette sorprese, sì, è cambiata la cerniera da zippare, proprio questa, e alla pizza. Ci poleremo anche questa serie dal colore super sgargiante e dal personaggio Boys Super Peace Love. Sì, siamo arrivati all'indizio. Forza con l'indizio. Ci sono personaggi strepitosi, tra un po' li vediamo. Pensato, non sapevo mai il pezzo mancante. Ma no, uniamoli. Allora, time to go to school? No, in vacanza magari. Sì, ah sì, c'è scritto time travel, è bello essere dall'altra parte. Sì, legge l'indizio, ricordiamo che è uno sticker. Provo a indovinare questo. Copriamo, allora. Infinitamente lontano. Proviamo che è meglio. Forever awesome, per sempre bello. Un'altra di pizza. Vai, seconda fetta. Ale, è una grossa responsabilità. Ma ti ha dato la bolla e non l'hai cipollata. No, sono stata bravissima. La prima era buona, vediamo se è buona anche questa. Di pizza, dici? E vediamo se è buona questa palla. Ah, si vede un nuovo personaggio? È tutto un camouflage. Sono occhiali da sticker. Sole. E ci sono i mitici sticker. Il nostro Lollo potrebbe cambiare colore. Spupotazzare. Spipiazzare. Oh. O spiangiaggiare. Manca solo Matilde, spiangiaggia. È bravissima. Tutti bravi. Ma andiamo al prossimo strato, ragazzi. Papà, si vede? È la mia azzurra. Bola azzurra. Anche la mia. Ricordiamo, speriamo non sia un doppione, ma non può esserlo perché l'inizio è diverso. Ricordiamo che le boldorate, anche in questa serie, sono quelle ultra rare. Guardate, Biberon, Biberon. Biberonzo. Avete visto la novità, Ale? Guarda. Ta ta ta. Non c'è più. Che bei colori flash, neon. È tutta carta. È tutta carta. Finalmente hanno eliminato un bel po' di plastica. E questo? Che bello. È bellissimo, striato. A me piace il mio, è arcobaleno. Io devo le scarpine. Già le scarpine. Aspettati. Hai aperto un altro strato. Ma fatemi vedere i personaggi. Can't stop the dancing. Hai visto una rosa? Rosa? Vediamo. Credo però. No? Sì. Starebbero rosa bene pelle. Con... Rosa pelle. Che colore strano, nuovo. È vero, è un rosa anticato qua. Quasi una femminuccia, no? No. Nei boys. Qua no. Sono tutti boys. Sarà bello vedere le com... No! Ti ricordi di Sugar? Mm-hmm. Sugar Come? Rush! Il maschetto un'altra di Sugar! Pizzata. Troppa pizza! Ho trovato un atti, può essere con quelle scarpe? Potrebbe essere? Sì. Speriamo. Stappo. Stappate, ragazzi! Bravi. Stappata di coppia! Vediamo cosa c'è. Qui c'è il vestitino? Ma che belli! Chicosissimo! Tu cosa hai trovato? Guarda che bello! Fai vedere? Tutti lo vogliono vedere! Anch'io lo voglio vedere! Guarda che bello! Che bel completo! Rispecchia ovviamente il biberonzo. Sì. Ma chi saranno questi boys? Ci sono anche i fiori, ho visto? Apriamo! C'è una margheritina! Avete già aperto? Attenzione! Hanno già aperto fuori il booklet, ragazzi! Chi l'ha trovato? Chi l'ha trovato? Una cartina! Aspettate dei sacchettini! C'era una cartina minuscola! Ah, piccolina! È vero, hai ragione! Vai! Matti, ho trovato un accessorio! Matti, la prendo, non si ferma più! No, ma incredibile! Matti, fermati! Spice Kid! Hai trovato Spice... No! È il maschietto di Spice! Ma è bellissimo! L'inizio l'ha chiaro! Guarda! No, ma questi boy sono spettacolari! No, volevo vederli! Spettacolari! Far Out! È proprio quello della copertina! Cioè, della plastichina! È Le alette! Le alette sono! Io voglio trovare questo, però! Vediamo, allora, lui è... Fammi vedere... Purple Rain! Sai con chi fa coppia, Ale? Ti ricordi Purple Queen? Ah, certo, come la ricordo! Allora lui ci sta, poi c'è Sweet Guy... Io ho capito che ho trovato questo qua, Kid. Far Out! Esatto! Il tuo cambierà anche colore, Miki! Poi c'è Slugger... Guarda! Kit, guarda! Guarda il sacchetto! Il sacchetto di carta! Ce l'hanno il fatta! Il sacchetto di carta! Finalmente sì, meno pla... No, ma che forza! Cosa dei capelli? Con ciapino? È con tutta quella cisa, come si dice. Poi abbiamo Retro Club con Slitz e Far Out. Poi... ma avete visto chi c'era nel Theater Club? Guardate. Il maschietto di Unicorn. Dreamy Dude. E anche Carino. Quello di Faro. Faro, bro, non scherza. Lo volevo. Oh, nei boy. Anch'io lo volevo. Sì. E poi... Bye bye bye, ispirato a Justin Timberlake. Mi ricordo io, Ale. Bye bye bye, eravamo giovani. Sì. Qua siamo già alla vestizione. È troppo bello, non c'è paragone. Ma dimmi che accessori hai. Dimmi, dai. È carinissimo. Anche col sederino di fuori. No, è proprio bello. Pettinatura nuova. Colori fantastici. Calzino bianco. E lui è già pronto a fare festa, Mati. Guarda. Vediamolo. Ma è strepito. Ma cosa c'è scritto sulla guancia? Wow.
Ha un tatuaggio. Hai visto che carino, Mati? È bellissimo. Ha un tatuaggio, Ale. Sì. C'è scritto peace. E poi ha una specie di cinta marsupica. Si chiama sì, così. Una cinturina. Una super. Guarda, questo farà sputazzi incredibili. Hai visto che capacità di carico? Sai quant'acqua ci puoi mettere qua dentro? Ti è sfuggita una cosa. Ha anche il tatuaggetto qua. Hai ragione. Troppi dettagli. E anche i due bracciali. Dorati. E la collana dove è spuntata? Ta-da. Mati, hai fatto una vestizione velocissima. Guarda la testa dietro, Mati. Vediamo. Hai visto? Che sta succedendo? Io proverei ad applicare il ditone caldo. Oppure ad alitarci sopra, poverino. Diventano rosa. No. Ci vuole dell'acqua calda. Hai ragione. Eccola qua. Ma tieni l'acqua calda, Ale, sotto il tavolo. Immersione di coppia. Che effetto pazzesco. No, i capelli rosa. Stupendo. Buttano il faccino? Tutto. I guanti diventano rosa, mentre di qua erano neri. Giuro, veramente? Giuro. Vediamo, giuro. Vediamo. Sì, sono neri e rosa di qua. Sì. Invece tutti rosa di qua. Ah, ma siete troppo veloci. E tutti rosa di qua. Spogliamolo. Ottima idea, perché a volte, no, spesso, le LOL hanno anche dei cambi colore più all'interno che all'esterno. Tuffo anch'io. È arrivato anche il tuo. Ah, anche lui tutto nudino. Vediamo. Allora, i guanti sì, è anche vero. Anche i calzini. Sono diventati scuri. Sono neri anche i calzini. Torna sì, di qua. Qua di qua. Rosa. Tutto rosa. È vero. E di là tutto nero. Chi che fa la pipì invece? Pipì. Vediamo. Oh, ragazzi. Ecco cosa servono tutti quei capelli. A tenere tanta pipì. Ci prepariamo alla gara di sputazzi. Io e Manolo dovevo caricate. Tenere così. Sì. Giusto, sì, dovevi sputazzare per là, abbiamo capito. Ragazzi, il booklet ve lo lasciamo scaricabile con la checklist dei personaggi qua sotto al link in descrizione. No, arrivo. Apri così. Ah, hai visto? Quella sì con la posizione di scarico. Io sono in mezzo, via, scarico. Via, gara di sputazzi. No. Quanto tempo? Non finisce più! Nicola è scappato! Adesso è arrivato il difficile momento di scegliere il preferito. Mm. Io lo so, Io adoro questo! Ma anch'io bellissimo! Anch'io questo! Beh, io adoro lui un pochino perché fa una pipì pazzesca. Anche a me piace quello. E ha un serbatoio invidiabile. A me piacciono tutti e due. Sono belli, sì. Questa anche serie dei boys mi convince veramente tanto. Anche a me. Ma non è finita qui. Esatto, le novità continuano con la nuova serie Furniture. La scuola esiste, finalmente hanno fatto il furniture. Aspetta, per me. Il giro di scatola, Nicky. C'è anche per Matti, sì, perché è arrivato il roller rink, la pista di pattinaggio di roller skater. Giro di scatola! Questa è una delle serie alle accessorie che mi sono spiaciute di più nella storia delle LOL. Perché avete un playset con cui giocare? No! Sì! È grande! Guarda che pista! È grandissima! Oltre a recuperare... Wow! Anche qua è tutto carta! No! È vero, hai ragione! Guardate i sacchettini di carta! Allora, finalmente! Bambina. La pista è gigante! Ma fatemi vedere la scuola, perché finalmente la scuola delle LOL esiste! C'è il tappeto con le lettere! A, B, C, D, E! C'è la prova di matematica, la verifica! Ah, tu sei contenta, Ale, vero? Sì! Alle due però c'è il pizza party! Aspettaci, Mati! Cosa c'è, scusa? Il pizza party del venerdì! Ah, vedi cosa c'è dopo la prova il di matematica? Ma ti sei già partita? Qua non ci ferma nessuno. Dov'è il biberon? Il biberon. Ecco, di roller skater. Anch'io ho già aperto il biberon. Ma siete velocissimi. Ecco qua il biberon di Teacher's Pet. Il ciuccio. Anche il ciuccio. Vuoi mettere a pattinare col ciuccio? Certo. Il righello. Vediamo. Per la scuola delle LOL. È vero. La minisfera. Piano. Finalmente, Ale, mettiamo le zampe sì. Su Teacher's Pet. Una delle... Grazie, me la sagomina. Una dei vestiti. Sì, ecco qua quello di Nicky. Gli occhiali. È una delle serie mitiche delle LOL e dei personaggi più ricorrenti. Che cos'è, scusa? La pista di patinaggio. Ma è strepitoso. Ma gira veramente. Guarda. È un palco che... Aspetta. Guarda, quella rotella qua. Ma ecco, qui è arrivata Teacher's Pet. Che bei capelli che ha, mi piacciono molto. E sono uscita anche in spaccata, ragazzi. Forza, vestitemi, è ora di andare a scuola. C'è anche la base per i piedini. È tutto e glitter, la rotella, sì, per farlo girare. Aspetta, Matti, ho già aperto qualcos'altro. Che cos'è? È una cassaforte? Ma no, è l'armadietto per riporre i pattini, le scarpe. Ah, quindi dici che si apre? È glitter, ho visto, è molto bello. La LOL girerà come una pazza qua sopra, perché va velocissimo. Eccoli i pattini. I pattini. Nicky, cosa hai trovato qua? La cassaforte. Abbiamo vestito Teacher's Pet. Ma no, è l'armadietto di scuola. Dove mettere i compiti? Vediamo, anche lui ha il cuoricino, stesso stampo, ma colori diversi. E chi c'è? La musica. No, è l'angolo del Mati.
DJ, vai Mati DJ. C'è anche il posto per i piedini, sì, delle LOL. Cos'hai visto? Posso fare questo per come appoggiarlo qua? Grande idea, lui può essere il DJ mentre lei balla. Io quindi devo andare a scuola? Certo che devi andare a scuola. Bene, forza. Ho già portato la merenda. Una bibita buonissima. La hai trovato le scarpe? Scarpe? Sì. Sono pronte, ragazzi. Ma mancano i banchi, c'è forza. Guardate cosa ho scoperto. Cosa hai scoperto? No. Che? No. Il disco? Sì, si attaccano. Non ci credo, hai ragione. Dimmi, Mati. Sì, ma c'è il disco che la piccia che qua. C'è anche il disco con la canzone LOL, sì. Surprise. E qua puoi attaccare questo. Musica farai, arriva al palco, lo sai. Ecco il libro. Ecco il libro, eccolo. È rosa. Che c'è scritto? Che c'è scritto? È di matematica. È di matematica? Diamolo Ale, tieni Ale. Grazie. Mentre qui c'è scritto bella LOL Skate in versione neon. Sì, di la LOL. Che belli questi sacchetti. Nuda finalmente. Eh certo, devi vestirla tu prima che prenda freddo sulla pista. La lavagna. La lavagna. Oh, c'è la lavagna. Girala, la voglio vedere. Proprio. Voglio provare. Bellissima. No, devi mettere le È parti. Proprio matematica. E poi guarda Ale. MC Swag, ossia, è stata anche in classe. Sì. Qua si può appendere il quadernetto. Vai a vedere. È vero? Sì, anche il righello. No, questa scuola ha proprio tutto. Qua i sacchettini sono finiti. Qua, non so, cosa c'è ancora? È il banco. Il banco. È un computer. Ma come un computer? Stai scherzando? Un computer integrato nel banco? Sì. No, che cosa tecnologica. È arrivato il momento di arredare la pista. Ma è bellissima, guardate che effetti. Qui c'è la zona palco. Avete visto le scale? Non serve per lo stereo. Al centro abbiamo il parco girevole. Le luci finte proiettate. Il biberon lì, ottima idea. Pronta a pattinare. Ci siamo, ci siamo. La mia scuola è quasi pronta. Mettiamo vicino la cattedra. Sì. Posso saltarci dentro? Sì. Arrivo. Tu. Oh, che botta. Ma io sono la maestra. Perché mi hai messo al banco? Perché devi diventare una maestra. Ah, è la scuola per maestre, sì, queste? Ho capito. Va bene, però dopo vado subito a insegnare alle Lil. Ma un colore di capelli bellissimo. È bellissimo, potrei veramente. Potrei fare anch'io la prof con questo colore. Scusa, signore, posto i pattini? Ah, ma sì. Ma aspetta un attimo, il prossimo giro. Wow, guardate roller skater. È bravissima. Ma si salta negli armadietti. Chi è che salta negli armadietti? Io. Ma no, teachers. Ma nessuno prova a pattinare, ragazzi. Questa pista è bellissima. Io voglio pattinare, sto aspettando. Si possono fare anche le garette. Oh, ho tolto la testa invece dei pattini. Cosa è successo? Voleva prestare i pattini a teachers. Anche lei ha tolto la testa. Sì, io lo stacca a testa acuta. Trin! È suonata la campanella. Vediamo cosa c'è in questa fantastica scuola. Facciamo lo school tour. C'è un angolo lettura con, sì, cuscinoni, libri. Impara qualcosa ogni giorno. Ogni giorno si accende la lampadina, la cancelleria. Guarda, guarda quante cose. Sono le 10:10:09. Sì. Mm-hmm. Quanto manca la ricreazione, prof? E un'oretta. C'è la lavagna che avevamo già visto, sì, prima. La... E gli armadietti. Il pizza party. Basta, yes, aprire un LOL Boys per avere tante fette di pizza. Armadietti. Un tappetone con le lettere, se per caso qualcuno se le dimentica. Impossibile sbagliare. E poi abbiamo la lavagna. Spettacolare. Con tanto di merenda. È vero. E di libri. Poi abbiamo la pianta. Sì, con la finestra. Sì. Per areggiare la stanza. La e cattedra. La... Sì. Che bella scrivania. Dica, Mati, dica. È qua. C'è la lampada skateboard. No, ma che ideona. Piegare il cartoncino per fare la rampa. E adesso sì che è difficile scegliere il preferito del giorno. Scuola oppure pattinaggio? Pattinaggio. Tutte e due. Pattinaggio. Scuola. Tutte e due. Scuola per Ale. Io non so cosa scegliere. A me piace la pista rotante. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione. E iscrivetevi al canale YouTube GBR. Per non perdervi la prossima lezione e il prossimo video. E non pattinate senza pattini. È pericoloso, ma scaricate l'applicazione GBR per non perdervi anche tutti i giochi che potete fare e inventare. Ciao. Ciao!